un viaggio in Danimarca, la nazione con la più alta percentuale di consumo di prodotti biologici nel retail. Il paese infatti nel 1987, primo al mondo, ha stabilito regole per un controllo sui prodotti biologici a livello statale. Siamo quindi andati alla scoperta di come, se si escludono le carni, in Danimarca ci sono più maiali che abitanti, da una materia prima piuttosto limitata ma di qualità e soprattutto ben valorizzata, si possano creare piatti anche per i ristoranti stellati. Abbiamo anche potuto assaggiare, fare esperienze sulla gastronomia danese, che con la nascita del Noma, il famoso ristorante tristellato, noto soprattutto per la fermentazione, ha dato il via a quella che è stata una vera e propria rivoluzione gastronomica, che ha saputo poi ibridarsi con influenze da tutto il mondo, cucina asiatica e italiana in primis. Ma a Copenaghen abbiamo potuto vedere da vicino tutto ciò che è un rinnovamento architettonico, come quello che sta avvenendo nel quartiere in cui è nata e aveva sede la fabbrica della birra Carlsberg, vera e propria istituzione nel paese. Ma ora, con l'aiuto dell'Agriculture and Food Council danese, scopriamo i numeri del bio in Danimarca, la certificazione gestita dallo Stato, quanto valgono le esportazioni e soprattutto il loro modo innovativo di fare business. Denmark, when we are talking about retail, have the highest market share in the entire world, about 14% at the moment. We have seen a little decrease in 2022 due to inflation, the war in Ukraine and so forth, but the decline hasn't had been as big as we could have feared. So we are still very positive about growth in the next coming years. And as of the moment, our total market share of organic products are 2 billion euros in 2022. The EU logo or brand label for organic production is also used. However, we have a national brand or actually a national label, the red Ø, which is a Danish letter. Actually, the Danish word for organic is økologi, and which is the first letter of that. And it's more famous amongst the Danish consumers than actually the EU label. So, I mean, the Danish producers that are entitled to have the labels on the products usually tend to use both of them. But for the Danish consumers, actually, the Danish label is more important than the EU logo. So our main export markets throughout history is definitely Germany. It's the biggest organic market in the entire world. It's our neighbor. And historically, it's always been our close market. So it would mean Germany, England, which has become quite difficult now due to Brexit, and our Nordic brothers. At the moment, Italy is sitting on the seventh place, and it has traditionally been drinks such as beer. It has been pork to Italy, and has been a lot of niche products such as snack bars and the like. Today we have visited a couple of high quality Danish organic producers, showcasing some of their products. I mean, Denmark is also very famous for innovative sense of doing business. So for example, today we went to Contemporary, which makes tempeh, organic tempeh made from Danish legumes instead of soy. Right now we had a Danish vineyard, which even for us Danes it seems like a crazy thing. And then later we will visit Langebjerggård, a farm producing organic meat, for example, rabbits, that isn't quite a usual thing in Denmark. So it's about how can we make high quality organic products, but in a new way or in an old way, but mixed up with something completely fresh. E proprio questo modo di fare business permette alle aziende danesi più innovative. Ne abbiamo trovate alcune in particolare nel Culture Park di Anneberg, un progetto di riqualificazione di un ospedale psichiatrico che ha trasformato degli edifici dell'area in sedi di interessanti start-up nel mondo del cibo danese. In quest'area troviamo anche il ristorante stellato Mota dello chef Klaus Eriksen e il ristorante Erba, in cui si lavora anche su materie prime derivate da agricoltura biodinamica. Thank you.
le startup più innovative nel Culture Park parliamo per esempio di Contemporary, azienda che lavora sul tempeh, prodotto dalla cucina indonesiana a base di soia, che i fratelli Harbo, Sabine e Tobias producono invece a partire dai legumi danesi, con un processo di fermentazione che arriva dalla scuola del nonno. E vista la conformazione della penisola danese con molte coste, sono le alghe il novel food che viene utilizzato anche dai ristoranti stellati nordici. In particolare, Danish Seaweed, nata nel 2016, si è specializzata sulla catalogazione e lavorazione dei diversi tipi di alghe, sia locali sia internazionali, non solo come alimento, ma anche come interessante materiale che può essere utilizzato anche per altri scopi. Proprio dalle alghe e dalla loro fermentazione nasce una delle birre di Deeper Roots, una piccola birreria artigianale fondata da Soren Wagner nel 2022, con l'obiettivo di valorizzare i prodotti locali. Infatti, oltre alle alghe troviamo birre alle verdure, frutti, erbe e perfino ostriche. Non passano infine inosservate le etichette decorate delle lattine, create dal designer Adrian Rust. Uscendo poi dal Culture Park abbiamo visitato due aziende agricole che lavorano sul biologico. Quale periodo migliore la primavera per vedere al lavoro nei campi Soren Vuf? Agricoltore danese che coltiva asparagi di varie tipologie, bianchi, verdi, viola, molto ricercati anche dai ristoranti stellati. E infine uno sguardo e un assaggio a quello che forse, anche dovuto all'innalzamento delle temperature causa cambiamento climatico, è un settore che si sta sviluppando anche nei paesi nordici ed è rappresentato dalla viticoltura e dalla produzione di vini, in particolare bianchi, come quelli che abbiamo assaggiato sulle coste danesi. La prima parte del nostro viaggio si ferma qui. Vi diamo appuntamento a un secondo video in cui vedremo come la materia prima danese viene utilizzata nella rivoluzione gastronomica in atto in Danimarca, come si sta trasformando il quartiere di Carlsberg e cosa soprattutto si nasconde dietro questa enorme porta che introduce un'esperienza non solo gastronomica della cucina olistica dell'Alchemist, il ristorante 2 stelle dello chef Rasmus Munk. A presto! Thank you.